Aeronautica militare. Con una cerimonia che si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Galatina, sono stati consegnati i brevetti di pilota a 49 frequentatori che, dopo un percorso di formazione di circa un anno, hanno concluso il corso di pilotaggio presso le scuole di volo dell'Aeronautica militare del 61° Stormo. Alla cerimonia, organizzata dal Comando Scuole dell'Aeronautica militare in collaborazione con l'amministrazione comunale di Galatina, hanno preso parte il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Tanti giovani dell'Aeronautica Militare riceveranno l'Aquila e questo per noi è una grandissima emozione, anche perché Galatina è uno degli aeroporti più importanti per l'addestramento dei nostri militari e devo dire anche dell'addestramento delle forze alleate in sede NATO e anche fuori dalla NATO, quindi questo è l'orgoglio principale di oggi. Il ministro Crosetto è qui soprattutto per rendere onore a questa tradizione aeronautica così prestigiosa della Puglia. Ricordo che la Puglia ha ben 3 aeroporti militari importantissimi: Amendola, Gioia del Colle e Galatina, ha 4 aeroporti civili ed è una delle regioni dal punto di vista strategico più importanti in questo quadro di intervento. Parlo del sud-est dell'Unione Europea, perché quello che un tempo era il Friuli Venezia Giulia oggi è la Puglia. Un quarto, forse anche un terzo delle forze armate italiane di terra, di aria e di mare è schierato qui in Puglia.